Ciao Vittorio, un caro saluto a te e a tutti gli amici del canale. Rientrato dall'estero, anche il raffreddore va meglio, grazie al nostro microclima, ma torniamo a parlare di Lazio. Il campionato si è appena concluso, la Lazio ha chiuso al settimo posto ottenendo un'importante qualificazione in Europa League, ma deludendo in parte quello che erano le aspettative ad inizio stagione, visto e considerato che alla chiusura del calciomercato lo stesso tecnico mister Sarri aveva dichiarato che la squadra non era migliorata certamente nell'undici titolare da un punto di vista qualitativo, ma aveva aumentato la profondità della rosa con l'innesto di elementi che avrebbero dovuto garantire una stagione meno sofferta e che invece poi si è rivelata, perché lo sport è imprevedibile ed è bello anche per questo, si è rivelata difficile con un andamento sinusoidale da parte della squadra con alti e bassi, più bassi che alti, che hanno poi obbligato addirittura mister Sarri ad una manciata di partite dalla conclusione della stagione a rassegnare le dimissioni per consentire così a chi sarebbe subentrato di poter ottenere poi i punti necessari per un accesso in Europa, che era a grosso rischio, mentre il tecnico toscano era ancora, sedeva ancora sulla nostra panchina. Per stessa ammissione del tecnico Sarri, le sue dimissioni sono arrivate quando lui si è reso consapevole che gran parte dello spogliatoio, ed in particolare i veterani, in maniera magari anche inconsapevole, facevano fatica a tradurre sul campo i suoi dettami tattici. È subentrato poi il tecnico croato Igor Tudor, che ha impostato la squadra in maniera completamente diversa, sia da un punto di vista tattico che dei ritmi. Ovviamente la squadra ha offerto qualche discreta prestazione, ma soprattutto ha fatto grande fatica da un punto di vista fisico, visto e considerato che da Oronzo Di Cadore all'ingresso del tecnico croato la squadra aveva condotto una preparazione per poter giocare partite sotto ritmo e basare poi il suo gioco su un palleggio reiterato che spesso e volentieri ha fatto irretire non soltanto le squadre avversarie, ma più che altro i tifosi sugli spalti. Pertanto poi comunque la Lazio, grazie a Tudor, è riuscita a ottenere i punti necessari per centrare la qualificazione in Europa League, peccato per la Champions, visto e considerato che la nuova formula aveva permesso quest'anno in Italia di poter ottenere la qualificazione di 5 squadre, alcune combinazioni permettevano anche 6, ma che non si sono avverate. Lazio dunque che entra in Europa League, ma si è accomiata dal proprio pubblico con una prestazione veramente deludente contro il Sassuolo, finita 1-1, che ricalca un pochettino quella che è stata tutta la stagione altalenante di questa squadra. Gli unici sussulti, le uniche emozioni dell'ultima giornata di campionato erano rivolte alla presenza allo stadio olimpico di Sven Goran Eriksson, che dopo aver dichiarato le sue problematiche di salute ha iniziato un tour che lo sta portando negli stadi che lo ha visto protagonista in giro per il mondo per poter riabbracciare i propri tifosi, ed è stata bellissima la fotografia che ho potuto vedere, che il tecnico svedese ha scattato unitamente a Peruzzi, Pancaro e Baronio, uomini spogliatoio che avevano sicuramente caratterizzato quella Lazio che riuscì a vincere una Coppa delle Coppe, una Supercoppa internazionale, uno scudetto, oltre che a diverse Coppa Italia, a dimostrazione che probabilmente quello, per quanto ne possa dire oggi il presidente Lotito, criticando sempre la gestione Gragnotti, quella è rimasta la Lazio sicuramente più forte di tutti quanti i tempi, che secondo me era anche più forte societariamente e tecnicamente anche di quella del povero Lenzini. Adesso si apriranno le sessioni di calciomercato. Parliamo un pochettino di quelle che sono le aspettative. Io non vi nego che non sono assolutamente ottimista per una serie di motivi che adesso vi dirò. Ovviamente questo non vuol dire deludere le aspettative dei tifosi, ma io vi parlo a cuore aperto perché, come sapete, la mia informazione, a costo di scontrarmi con alcuni di voi poi nella sezione commenti, sempre in maniera civile, dico sempre le cose come stanno. Lo stesso presidente Lotito ha ammesso che ci sono problemi ancora con l'indice di liquidità, un indice che ne abbiamo già parlato, anche lui considera sicuramente un indice farlocco, un indice stupido su quale basare poi le potenzialità di una società, perché non tiene conto poi delle situazioni debitorie in generale. Presidente Lotito che però ha anche detto che chiudendo l'annuale, il bilancio annuale, si troverà una sorpresa con la Lazio in attivo e non vi nascondo che non fatico a credere alle parole del Presidente, visto e considerato quello che sicuramente ci sarà fino al 31 di maggio, ma ovviamente le sue parole non tengono conto da quello che succederà dal 1º di giugno in poi, ma ne parleremo adesso durante il mio discorso, durante il mio video. Ovviamente l'ultimo miracolo che è passato un pochettino sott'ordine, perché va dato a Cesare quello che è di Cesare, che è riuscito ad ottenere il presidente Lotito e lo si è visto nel corso della semestrale chiusa il 31 dicembre, è stato quello di riuscire a ottenere la rottamazione della prima cartella esattoriale, ovvero quella
che il presidente ha ereditato dalle gestioni precedenti e pertanto il debito con lo Stato non scadrà più ad aprile 2028, bensì 2 anni prima, perché gran parte degli interessi sono stati tagliati e quindi la Lazio potrà permettersi, continuando a pagare la stessa rata, a chiudere 2 anni prima il debito. Ciò nonostante, non dobbiamo dimenticare, abbiamo fatto un video apposta, che la Lazio comunque ha un'altra partita di debiti che ha con lo Stato, ovvero quello del versamento di IVA, IRPEF e contributi previdenziali a rate, che la Lazio deve ancora all'Agenzia delle Entrate e quindi allo Stato per aver usufruito in pieno dei decreti Covid, quindi post-Covid, che sono stati emessi per poter consentire alle società delle misure di salvataggio durante la pandemia e post-pandemia. Quindi sicuramente una situazione debitoria che comunque rimane ancora importante. E poi non dobbiamo scordare, sempre per quanto riguarda in ottica mercato, che dal 30 di giugno faranno rientro a Formello almeno 7 degli 8 giocatori che erano stati ceduti in prestito, perché stando alle informazioni in mio possesso l'unico che dovrebbe essere riscattato è Raul Moro, visto e considerato che ha ottenuto con il suo Valladolid la promozione alla Serie A spagnola e pertanto il riscatto dovrebbe essere scattato in maniera automatica, mentre rientreranno alla base molto probabilmente Maximiano Adamonis, Fares e Kamenovic, Marcos Antonio, Akpak, Pro, Basic e Cancellieri. Questi 7 giocatori andranno a pesare sicuramente sul monte ingaggi, che si è alleggerito solamente dello stipendio di Felipe Anderson, al momento, che sapete, non ha rinnovato il contratto con la Lazio perché ha voluto tornare in Brasile, ma era un contratto che sicuramente non pesava tantissimo perché poteva godere dei vantaggi del decreto crescita e quindi per pagare un IRPEF agevolata. Quindi tutte queste valutazioni, sicuramente non so se sarà Igor Tudor il prossimo allenatore della Lazio, visto e considerato le richieste che ha fatto l'allenatore alla società, ma sicuramente il presidente Lotito, a chiunque sarà la prossima guida tecnica della squadra, chiederà innanzitutto di valutare se in questi 7 giocatori che rientreranno, più diversi primavera, che faranno rientro anche loro dei prestiti, ci possono essere dei giocatori che possono essere ancora utili al progetto Lazio o meno, visto e considerato che alcuni dei giocatori ceduti in prestito, prima di accettare di lasciare la Lazio, hanno preteso e ottenuto il rinnovo contrattuale, quindi a cifre ancora più alte. Quindi il salary cap sale, in chiave di mercato, quindi secondo me saranno importanti più che altro le uscite che riguarderanno probabilmente Luis Alberto, visto e considerato che si parla di una concretizzazione di un'offerta che arriva dal Qatar, e poi andranno affrontati gli altri nodi spinosi, soprattutto degli stipendi più ricchi che in questo momento alla Lazio sono quelli di Ciro Immobile, Pedro e Romagnoli. Ciò detto, a quello che io posso vedere in questo momento ad uscita potrebbe, e il condizionale è d'obbligo, corrispondere anche un'eventuale entrata. In uscita credo di poter escludere a priori i giocatori che sono stati acquistati nel corso della scorsa stagione a meno di clamorose offerte, quindi parliamo di Mandas, Pellegrini, Guendouzi, Rovella ed Isaksen e Castellanos, mentre diverso il discorso per Kamada, che da una possibile rinnovo, visto e considerato che aveva accettato di rinnovare con la Lazio nei termini sanciti dal presidente Lotito per poter continuare a consentire alla società di godere dei vantaggi del decreto crescita, ha però chiesto che venisse inserita nel contratto una clausola rescissoria molto bassa, che è stata rifiutata dal presidente Lotito e che quindi sembrerebbe che il rinnovo sia saltato e quindi Kamada potrebbe lasciare la Lazio al 30 di giugno, sarà libero di potersi scegliere tranquillamente un'altra squadra. Per il resto andranno fatte sicuramente delle valutazioni che potrebbero anche interessare quei giocatori che si sono particolarmente distinti nelle ultime stagioni, su tutti sicuramente Provedel, Hila e lo stesso Zaccagni, nonostante sia fresco di rinnovo, perché a questo punto c'è bisogno, secondo quello che è il mio punto di vista, anche di tagliare le spese. E quindi che cosa mi aspetto dal prossimo mercato? Un immobilismo frenetico da parte della società, che cercherà di piazzare giocatori in uscita per consentire poi le nuove entrate e dare nuovo entusiasmo soprattutto ad una tifoseria che è rimasta particolarmente delusa. Anche se dobbiamo dire che poi il 7° posto che abbiamo ottenuto in campionato più o meno corrisponde a quello che è la forza economica della Lazio in questa Serie A, visto e considerato che la Lazio è 6ª per molti ingaggi, quindi arrivata 7ª, considerando l'exploit del Bologna, potremmo dire che poi alla fine ci siamo più o meno piazzati nel range in cui ci spetta. Chi sono state le vere delusioni di questo campionato sono secondo me il Napoli, a dimostrazione che la policy del presidente Aurelio De Laurentiis di voler mantenere il blocco che aveva vinto lo scudetto non ha pagato. Il Napoli è stato vittima di una stagione veramente incredibile, con 2 cambi di allenatore
ed è rimasta poi praticamente fuori a tutto e quindi non ha sicuramente replicato, perdendo anche poi Spalletti come allenatore, quella che è stata la stagione dello scorso anno, è un'altra società che secondo me ha deluso e ha fallito la Roma, visto e considerato che la Roma è terza per monte ingaggi in Serie A, arrivare sesta e doversi accontentare di aver vinto un derby e di essere arrivata davanti alla Lazio secondo me è poca cosa. E la dimostrazione chiara è stata non soltanto poi l'allontanamento di Mourinho, ma soprattutto le dichiarazioni che recentemente ha rilasciato Dybala, che sembrerebbe aver concluso la sua avventura in giallorosso perché cerca sfide più probanti e sicuramente più importanti. Ma non ci interessa a noi quello che succede negli altri club, parliamo sempre di Lazio perché ci sono altri due argomenti che vanno toccati, sicuramente il progetto Academy, che non riesco a capire per quale motivo non parta ancora, visto e considerato che dovrebbe nascere sui terreni di Formello che sono già di proprietà della Lazio, ma soprattutto quello dello Stadio Flaminio, dove il presidente Lotito è intervenuto recentemente in maniera ufficiale dichiarando che sono al vaglio ancora dei progettatori delle piccole modifiche per poter cercare di arrivare in conferenza servizi con il maggior numero di angoli già smussati e poter ottenere così, incassare così poi il benestare per poter procedere alla riqualificazione dello stadio Flaminio, dove secondo me il nodo più importante che dovrà essere sciolto sarà quale sarà la formula secondo la quale la Lazio rileverà lo stadio Flaminio. Avevamo già fatto un video in tal senso, se la Lazio rileverà completamente la struttura oppure se sarà avrà una concessione pluriennale oppure se sarà un utente dello Stadio Flaminio esclusivo, e pertanto da quello dipenderà poi quale sarà il budget che la Lazio metterà a disposizione per la sua riqualificazione e la quota parte poi che ovviamente dipenderà dal comune se la proprietà rimarrà del comune di Roma. Nel progetto sicuramente ci sono gli appoggi da parte del comune, visto e considerato che si parla anche di riqualificazione a 360 gradi dello stesso quartiere Flaminio, soprattutto con il potenziamento del trasporto pubblico. Sicuramente fa comodo alla giunta Gualtieri riuscire a portare poi un successo a casa della giunta per quanto riguarda poi una futura campagna elettorale, ciò che non è successo alla precedente amministrazione, quindi tutto sembrerebbe magari allinearsi per il meglio, anche se vi ripeto, secondo me ci sono dei nodi importanti che andranno sciolti e che una volta che questo accadrà potremo capire esattamente tempistiche di ultimazione dell'opera, e quindi attendiamo con fiducia che il presidente Lotito presenti questo famoso progetto in conferenza servizi senza ulteriori sterisi, visto e considerato che oramai la gestione monocratica della Lazio ha raggiunto, dal mio punto di vista, il suo apice, il suo culmine, se non riesce ad optare per un aumento di capitale. Tempo fa avevo detto, qualcuno mi aveva chiesto, nella fattispecie Lotito e Vittorio durante una diretta, cosa avrebbe potuto fare Lotito per poter migliorare l'aspetto societario. Avevo detto seguire quello che è l'esempio Atalanta. Nei commenti qualcuno mi aveva detto che l'Atalanta comunque non aveva vinto ancora niente, adesso si è aggiudicata sicuramente un trofeo europeo e la porta nell'elite del calcio italiano e anche internazionale, e la dimostrazione è che comunque il presidente Percassi è rimasto alla guida della società, il che dimostra che ovviamente anche facendo subentrare una sinergia commerciale che rileva il pacchetto di maggioranza non significa automaticamente che ci sia un passaggio di mano di presidenza, e che quindi che il presidente Lotito possa continuare a rimanere presidente numero uno di questa società, ovviamente eletto dal consiglio di amministrazione. Ma fino a quando ciò non accadrà, purtroppo saremo sempre costretti a parlare più o meno degli stessi argomenti ed affrontare ogni sessione di calcio mercato con gli stessi patemi d'animo che oramai non danno neanche più grandissima emozione, ma essendo oramai rutinari, essendo sempre il solito piatto, evidentemente hanno stufato, anche perché poi le ambizioni di una tifoseria che secondo me si è rivelata anche quest'anno splendida nei confronti della squadra vanno mano a mano scemando, e porterà tutto questo atteggiamento ad un allontanamento progressivo da parte dei tifosi verso la squadra, a danno sicuramente di tutto quello che potrebbe essere non soltanto i risultati sul campo, ma anche come immagine del mondo Lazio. Penso di aver detto tutto e vi ringrazio sempre per il supporto che voi date al canale, per i commenti che voi mi fate di apprezzamento, commenti che, come vedete, anche se nel tempo io rispondo sempre a tutti quanti, quindi se avete delle domande fatemele anche nella sezione commenti. Canale, vi ricordo, al quale vi invito di iscrivervi, di suggerirlo ai vostri amici se trovate i nostri contenuti utili
anche per chi non tifa esclusivamente Lazio e di mettere un like ad ogni video. Non lo fate per me, ma così consentite a Vittorio di poter crescere come canale della SS Lazio, visto e considerato che vi forniamo una informazione trasversale che sicuramente potrà far piacere a chiunque. Io vi aspetto al prossimo approfondimento, sperando di darvi delle novità positive. Non vi nascondo che in questo momento purtroppo la vedo in maniera piuttosto negativa, probabilmente sono eccessivamente pessimista. Mi auguro che, come sempre, il presidente Lotito riesca a smentirci. Un abbraccio forte e vi aspetto al prossimo approfondimento, e sempre Forza Lazio. Un ciao da Luca.